Bisognerà poi ripresentarsi uniti le prossime elezioni, anche quelle regionali? C'è da ricostruire completamente una sinistra in questo paese e spiace dirlo, ma con la politica attuale i programmi contano poco o nulla e contano le persone. Io credo, anche se sono contrario a una scelta verticistica, perché credo che le cose debbano essere costruite dal basso, ma onestamente vedo questo processo in Italia molto difficile. La sinistra, dove ha amministrato, ha dimostrato di poterlo fare bene, penso appunto a Napoli, dove De Magistris è stato confermato a furor di popolo. E spero possa essere proprio lui quel leader che possa risollevare la sinistra italiana, che non può prescindere però da un'unità di intenti. Impossibile ormai, già per gli addetti ai lavori, raccapezzarsi in una situazione in cui i partiti nascono come funghi, le scissioni sono all'ordine del giorno. Ci sono in Italia, credo, un 5 o 6 partiti comunisti, ci sono altri 5-6 partiti che si considerano alternativi o a sinistra del PD, che non vogliono neanche dialogare con il Partito Democratico. Tutte queste forze dovrebbero sostanzialmente unirsi, poi si vedrà con che sistema.